Cari amici, benvenuti anche per questa trasmissione dell'Altra Voce, trasmissione a cura del Comitato Evangelistico Napoletano Gesù nostra Certezza e della Consulta Evangelica, che è l'associazione riconosciuta dallo Stato. Bene, detto questo, vi ricordo che nell'Altra Voce stiamo trattando per l'argomento il culto evangelico, in questa trasmissione parleremo della testimonianza. Detto questo entreremo fra poco nei dettagli e quindi inizieremo eh, la nostra cristiana chiacchierata e voglio presentarvi i servitori che saranno con me in questa trasmissione. Pastore Michele Passaretti sulla mia sinistra e il pastore Vincenzo Esposito. Entriamo subito nell'argomento e chiediamo al pastore Michele Passaretti cosa intendiamo quando parliamo di testimonianza. Sì, è un termine che ha duplice significato, forse anche qualcuno in più, se intendiamo anche quello nel senso giuridico, però applicato al culto evangelico è un tempo in cui il credente della Chiesa ha la possibilità in maniera pubblica di raccontare alla comunità e anche ai partecipanti al culto esperienze spirituali che hanno ehm, in qualche maniera segnato la propria vita e quindi si può raccontare la testimonianza della propria conversione, si può raccontare la testimonianza di qualche evento è vero eh, particolare, soprannaturale, dove Dio è intervenuto in qualche problema, in qualche difficoltà e questo ha un valore di contribuire è vero, alla, alla fede, alla fiducia da parte di tutto il popolo verso il Signore e le sue meravigliose opere. D'altra parte è un dettato anche biblico questo, narrate, raccontate ai popoli, narrate alle nazioni le grandi opere, le meraviglie che il Signore ha fatto. E credo che sia un dovere naturalmente cristiano quello di testimoniare. Quindi abbiamo detto nel culto pubblico, ma poi ecco il l'altra valenza, anche nella propria vita eh, di relazione con le altre persone, al lavoro, con i vicini di casa, con eh, l'incontro occasionale, il poter raccontare della propria esperienza spirituale al fine di eh, risvegliare, sensibilizzare la spiritualità anche nella vita delle altre Michele, persone. E eh, testimonianza può essere anche intesa evangelizzazione? Sì. Il valore appunto della testimonianza nella eh, raccontare agli altri, raccontare alle persone quello che Dio ha fatto per noi, al fine di incentivare la persona a eh, chiedere al Signore eh, di eh, conoscerlo, di eh, intervenire nella propria esperienza, nella propria personale vita. Nella testimonianza quindi cristiana non si esalta l'uomo. Naturalmente, noi testimoniamo sempre di Cristo, di Dio, di colui che ha fatto qualcosa per noi. Il testimone è qualcuno chiamato a raccontare la testimonianza di eh, propria sì, naturalmente, ma relazionata a quello che Dio ha potuto fare nella nostra vita. Enzo, come si svolge la testimonianza nel culto evangelico? Ha una, una grande, grande, grande funzionalità, nel senso che la testimonianza innanzitutto implica l'aspetto morale della vita cristiana, quindi la testimonianza cristiana ha, eh, incide notevolmente sul, sul ciò che è il famoso modus vivendi di una persona che si è convertita a Cristo. Nell'ambiente del culto evangelico, la testimonianza assume grande valenza, proprio perché si dà ampio spazio. A quello che è uno degli aspetti più eh, eccezionali della, della realtà, di ciò che Dio ha fatto nella, nella realtà e nella vita degli esseri umani. Per cui la testimonianza nel culto si svolge di solito in questo modo: di solito poi dipende dalle, dalle circostanze, dalle, dalle situazioni, ma di solito si svolge che una persona che riceve un beneficio da parte di Dio, riceve un intervento da parte del Signore, un intervento sovrannaturale ovviamente che incide notevolmente su una situazione precaria o quasi, diciamo, impossibile, ecco, come sotto forma di un miracolo, di una liberazione, qualche cosa che da un punto di vista né scientifico né umano si può razionalizzare, allora in questo caso il fratello, la sorella, viene, va dal pastore, chiede, che in realtà vuole testimoniare di questi interventi. Ora, la cosa importante e straordinaria è che la Chiesa conosce la situazione del fratello e della sorella che ha chiesto di testimoniare, quindi conosce bene se aveva un problema precedentemente a questo, e poi il Signore l'ha risolto. Per cui questa testimonianza poi assume anche una dimensione di grande edificazione per la Chiesa stessa, non soltanto per il beneficiato, in questo caso fratello o sorella, ma acquista anche ed è un, un messaggio, un ulteriore messaggio di edificazione per la Chiesa stessa nell'ambito del servizio cristiano. Proprio perché il nostro culto ed il culto evangelico. Ha una sua liturgia, sicuramente un suo modo di esprimersi, al centro la parola di Dio, quale eh, pane della vita, come è stato eh, detto eh, qualche eh, trasmissione fa. Ma eh, in tutto questo c'è anche la testimonianza che viene diciamo, a, a coronare poi tutto ciò che Dio fa continuamente, giorno dopo giorno, nell'ambito evangelico. Devo dire anche qualcosa come servitore più eh, di età avanzata. Che ricordo eh, in quella che era la mia prima conoscenza del mondo soprattutto pentecostale, sono nato e sono un pastore pentecostale, che eh, nei tempi in cui il Signore chiamò, mi chiamò nella giovinezza, devo dirvi che la testimonianza nelle chiese era, diciamo, molto più diffusa, occupava molto più tempo che oggi, forse dovuto proprio allo zelo iniziale dell'opera di quello che era e ricordo che noi eh, avevamo la consuetudine eh, noi per dire, chi conduceva il servizio e non sempre il pastore che conduce il servizio ma quasi sempre lo è che era, a un certo punto si dava proprio il tempo alle testimonianze cosa che oggi eh, diciamo sono soltanto su richiesta di alcuni membri per ovvie ragioni che andremo anche a spiegare e in quel tempo si dedicava veramente una parte considerevole del tempo per il culto evangelico perché la testimonianza assumeva, come assume ancora, anche un aspetto evangelistico di evangelizzazione. Perché la prima cosa che testimoniavano tutti i vecchi fratelli, e lo testimoniamo oggi tutti con le nostre vite fuori dalla Chiesa, era l'avvenuta salvezza. Al di là dei grandi miracoli, dello scampato pericolo, al di là della malattia in cui c'è stata la guarigione, che grazie a Dio il Signore continua a operare in queste cose, la testimonianza era, diciamo, iniziava anche dal semplice credente che pur non avendo ricevuto visibilmente questi benefici da parte del Signore, riconosceva di poter aprire la bocca. Per onorare e glorificare Dio nella pubblica adunanza per poter dire ai suoi confratelli, alle sue consorelle di dire Gesù mi ha salvato, io sono stato salvato. Ero un peccatore, adesso sono stato fatto un figlio o una figlia di Dio. Credo che i nostri telespettatori possano avere così una panoramica un poco più precisa di quella che è la testimonianza cristiano-evangelica. Oggi beh, le chiese sono molto più numerose, c'era sempre anche il fatto umano che qualcuno eh, la ripeteva eh, continuatamente e questo diventava un pochettino eh, di disturbo per la comunità in quanto ci sono quelli più timidi, ci sono quelli più spinti e diventava quasi sempre una ripetizione che praticamente in un certo qual modo poi non favoriva più quello che era il, la realtà dell'evangelizzazione dell nella stessa Chiesa o per quelli che erano nuovi nella Chiesa. Per cui oggi possiamo dire, dato eh, considerate certe cose, non è stata annullata la testimonianza, che veniva chiamata anche libertà dello Spirito Santo. No, grazie a Dio la libertà dello Spirito, nessuno l'ha tolta mai di mezzo nei culti evangelici. Abbiamo semplicemente regolato, ordinato anche eh, questa liturgia nel seno del culto cristiano evangelico. Detto questo, per ordine e per necessità, posso con, continuare col pastore Vincenzo Esposito. Enzo, testimonianze di miracoli ci sono, vero? Sono verificabili? Certamente che in, in un ambiente evangelico tutto ciò viene filtrato prima eh, dal Consiglio degli Anziani e poi dalla stessa Chiesa, tutto ciò che accade. Ora dobbiamo tenere presente una cosa, premesso che ovviamente noi crediamo ai miracoli, quelli veramente in cui c'è verificabilità del miracolo stesso, anche perché in questi ultimi tempi se ne sente di miracoli in giro, ma rimanendo nel nostro ambiente evangelico, rimanendo proprio così un po' in famiglia, Um, possiamo dire questo, possiamo dire due o tre cose importanti. Uh, ogni volta che uh, accade uh, un miracolo dobbiamo comprendere il miracolo che cos'è. Il miracolo non è legato alla razionalità umana, il miracolo non è condizionato dal tempo né dalla storia, il miracolo non è uh, uh, potuto spiegare in senso scientifico, né metafisico, né filosofico. Il miracolo trascende tutte queste azioni che partono dalla capacità dell'uomo di comprendere Dio. Dio se opera un miracolo lo opera perché egli è un Dio d'amore. Quindi la verificabilità del miracolo stesso in ambiente evangelico viene sottolineata dal fatto che eh, un, un fratello, una sorella, un, qualcuno bisognoso riceve un, un intervento di Dio specifico nello Spirito. E ciò è di, è di grande testimonianza e ciò è di grande beneficio per la Chiesa stessa, perché lì significa anche che c'è la presenza di Dio e c'è la benedizione di Dio. Ovviamente ad ogni miracolo non si contrappone un miracolo isolato così che va lì, ma ogni miracolo viene inserito nell'ambito della progettualità salvifica di Dio per quella persona e la risposta al miracolo stesso che viene proclamato e promulgato nell'ambito della Chiesa viene perché c'è fede. Quindi il miracolo è, ha come fondamento la fede cristiana. Ora, chiunque può avere un attimo di fede, può avere una fede che può anche trasportare i mondi, può avere una piccola fede come un granel di senape, può fare tante cose, nel nome del Signore. Ma il miracolo è un intervento diretto di Dio che in un ambiente particolare viene a eh, conglamare, ad esaltare la gloria di Dio, la maestà di Dio. E il popolo dirà alleluia a questo, cioè si rallegrerà nel Signore, perché Dio manifesta il suo amore eh, verso coloro che Egli ama e verso quelli che glorificano il Suo nome e camminano secondo la Sua volontà. La realtà della verificabilità dei servitori. Prima, primi fra tutti, il pastore col consiglio degli anziani sta nel fatto di conoscere la persona che ha ricevuto il beneficio, conoscerne la storia, conoscerne i, i meandri e le capacità che ciò non poteva avvenire, va bene, per un fatto naturale o per un fatto metafisico o eh, diciamo su altre basi. Ma il miracolo è avvenuto perché la grazia di Dio sovrabbonda in quei cuori che lo chiedono, che cercano il Dio con tutto il cuore e che lo amano veramente e profondamente con tutta l'anima e che nella preghiera spandono l'anima verso il Signore. Questo è il miracolo che si predispone nelle nostre Enzo, comunità. E nelle Chiese evangeliche è richiesta la diagnosi da parte dei medici, cioè che si, può, si accerta. Che quel miracolo realmente corrisponde. Questo sempre in quello che può essere una guarigione certo, eh, in modo certo, certo. Si, si accerta anche sì, attraverso sì, sì, quello che sì. è i risultati della scienza. Più di una volta, come diceva il pastore Remo, più di una volta abbiamo visto persone con le cartelle cliniche veramente disastrose in cui i medici hanno detto: non c'è più speranza per noi. Alziamo le mani, ci vuole solo un miracolo, gli stessi medici e eh, soltanto con la preghiera, soltanto con l'amore di Dio, soltanto con l'invocazione a Dio, in momenti particolari, secondo la volontà di Dio, Dio è intervenuto profondamente e questa persona è stata guarita. Poi si è rifatto le analisi, le abbiamo fatte rifare e lì è venuto fuori che non c'è più niente, non c'è nemmeno più l'ombra di quella cicatrice o di quella situazione. Lì eh, allora il popolo a quel punto ha detto e ha dato gloria a Dio. Questi sono i miracoli verificabili che ancora esistono perché la lampada di Dio nel mondo non è ancora spenta, Dio guarisce, Dio salva, Dio benedice. Io vorrei spendere per i nostri telespettatori ancora qualche minuto personalmente per evidenziare quanto è importante la testimonianza cristiana, tanto è vero che questa testimonianza è copiata in maniera particolarmente negativa. Da quello che è la New Age, da quelle che sono adesso addirittura le aziende che usano eh, delle realtà che vogliono assomigliare proprio ai nostri culti evangelici, soprattutto a questi culti che diamo una certa, eh, una certa diciamo pure eh, possibilità a tutti i membri di esprimere la lode a Dio, la riconoscenza e la testimonianza. Perché? Perché basta vedere queste grosse riunioni di manager di organizzazioni nel mondo che è New Age, perché la New Age sapete tutti che è quella, io l'ho definita una nube tossica che nessuno vede ma esiste ed avvelena. E il diavolo usa questi mezzi, oggi si testimonia e lo vedete anche sulle televisioni: sui prodotti. Io ero grassa 140 kg, sono diventata 60 kg o 30 kg addirittura. Oppure quel tale mi ha fatto questa cura e è andata benissimo. La grande azienda, e io ricordo ancora un'antica eh, esperienza che non posso raccontarvi. Ma mi limita soltanto al fatto di vedere proiettato in occasione di un meeting, ormai non si chiamano più riunioni, meeting, termine anglosassone, che in quell'occasione ancora c'era l'uomo col labbro leporino. Un, io veramente la prima volta che sentivo un labbro leporino, sì, aveva praticamente una deformità il quale eh, aveva fatto successo con certe idee, certi prodotti, per cui l'uomo dal labbro leporino era diventato un grande uomo d'affari di successo, aveva il jet personale. La casa stranamente non si era fatto fare un'operazione chirurgica plastica al suo labbro leporino, stranamente, per dirvi. È proprio lì che c'è anche la confusione di Satana. Bisogna fare molta attenzione. Nelle nostre chiese c'è un dono che non può mancare nelle chiese, si chiama discernimento degli spiriti. Troverete questo nelle epistole ai Corinti e consiglio due capitoli, dal capitolo 12 al 14 della prima Corinti. Questa è parola di Dio. Siamo anche contenti, sotto un certo aspetto, che la testimonianza oggi è anche evidente in certi culti cattolici. Siamo chiari in tutto, no? Eh, che il Signore voglia benedire coloro che sono testimoni veraci, perché Gesù è il nostro testimone verace dell'amore di Dio. Ho voluto prendere questo piccolo spazio perché è necessario che possiamo avere un parlare che sia il più comprensibile possibile, pur conoscendo oggi che siamo nell'era della comunicazione, che tante volte la stessa nostra comunicazione può arrivare distorta agli orecchi di coloro a cui è diretta. Noi stiamo sforzandoci di evitare ogni tono polemico, ma di essere assertori di quella verità che è, stata, è diventata nostra, non era, non era nostra, è diventata nostra e può diventare vostra per la parola dell'Iddio vivente al quale serviamo con ogni umiltà. Detto questo, io passo un'altra domanda al pastore Michele Passaretti. La più bella testimonianza è quella dell'opera della grazia. Perché? Sì, lo dicevamo poco fa. Nella tradizione del culto evangelico, stiamo parlando di una tradizione ormai centenaria, abbiamo sempre dato un, uno spazio, un accento a, chiunque, a qualunque credente della Chiesa che potesse testimoniare le cose che Dio ha fatto per lui. Però poi vediamo che per questo processo di emulazione... Eh, i, i, chi opera la magia e la stregoneria ha i suoi adepti che testimoniano i benefici, quelli che fanno le convention di cui si riferiva prima il pastore Remo, queste grandi convention di affari eh, multilivelli e cose di questo tipo, ugualmente hanno i loro. Fans che testimoniano i grandi benefici ricevuti. Si testimonia un po' da tutte le parti, ognuno c'è il proprio santo che gli ha fatto il proprio miracolo, ognuno ha il proprio, uh, la, la, la propria devozione particolare, però in mezzo a tutto questo c'è un'opera che nessuno la può emulare o la può copiare, perché è l'opera unica, insostituibile che soltanto, dice la scrittura, un nome è stato dato agli uomini affinché essi possano essere salvati, ed è il nome di Gesù Cristo il Signore. Quindi la testimonianza della grazia è quanto edificante ascoltare una persona che racconta della propria vita, della propria disperazione, delle angosce che hanno segnato il proprio percorso storico, e la droga in certi casi, e la delinquenza in altri, o qualche brutta infermità, o qualche grave disgrazia e poi Uh, nel momento più buio, nel momento più triste, più drammatico della propria esistenza, si apre un raggio di luce e quindi interviene la grazia di Dio che cambia uh, la vita, che trasforma il buio del, eh, delle tenebre, che dà una nuova vita, dà... ecco la grazia, la grazia di Dio altro non è che la vita. È vero, la rinascita nel cuore del credente e questa è la testimonianza più bella, perché al di là delle guarigioni, al di là delle grandi opere che Dio può fare, non c'è opera più grande, non c'è opera più potente. Non possiamo assolutamente superare eh, con una gradatoria umana questa realtà che Dio salva, il Signore cambia, trasforma la vita dell'uomo e testimoniare dell'opera della grazia è un dovere che ogni cristiano ha davanti al Signore, quindi anche noi siamo qui in qualche maniera per testimoniare le grandi cose che Dio ha fatto per ciascuno di noi. Bene, fedeli testimoni, testimoni veraci sono espressioni che troviamo tranquillamente molte volte ripetute in tutta la parola di Dio. Ma voglio rivolgere una penultima domanda perché l'ultima trema... All'altro pastore, e questa penultima domanda al pastore Enzo Esposito. La testimonianza ha un valore, abbiamo detto, anche di evangelizzazione, ma anche di edificazione. Possiamo chiarire meglio, eh, continuare a chiarire meglio, tutte e due questi concetti? Certo, eh, poiché noi come chiesa evangelica pentecostale eh, abbiamo proprio una caratteristica che ci... Eh, Sottolinea il nostro aspetto, um, viviamo un rapporto di evangelizzazione molto forte nell'ambito del sociale e a questo la testimonianza per noi assume questa caratteristica ovunque noi ci predisponiamo e andiamo, certamente se non ci invitate a casa vostra non saremo quelli che busseremo alle vostre porte insomma ci dovete invitare, ma la, nostra, la testimonianza che abbiamo di Dio nel proprio cuore, come è stato detto, come atto di grazia di Dio, sta proprio lì a testimoniare di ciò che Gesù ha fatto nella nostra vita, cioè a questo cambiamento di rotta, a questa novità di vita a cui Dio ci ha chiamati e noi di questo ne rendiamo testimonianza ovunque e in qualsiasi luogo. Per quanto riguarda l'edificazione, immaginiamo che per costruire un palazzo ci vogliono dei pilastri, poi piano piano si mette l'impalcatura di legno e piano piano si costruisce fino a finire questo palazzo. L'edificazione della chiesa è come se, se si aggiungesse un mattone ad un altro mattone, quindi l'edificazione è qualcosa di gloriosamente importante, tanto è vero Gesù parlò di un tempio che non doveva essere costruito secondo mani d'uomo, ma doveva essere un tempio costruito nel nostro cuore, cioè qualcosa che noi, edificando dopo giorno noi stessi e coloro che ci stanno vicini, avremmo costruito questo tempio in attesa del ritorno del Signore. Quindi per edificare sta proprio il senso di cementare, consolidare, ehm, costruire, questo è proprio il senso dell'edificazione a cui Dio ci ha chiamati. E a questo la testimonianza nella Chiesa sta a rappresentare proprio che questo edificio viene edificato non sui valori umani, non sulla capacità umana, non sulle forze interiori o naturali dell'uomo, ma sulla forza di Dio, poiché non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito del Signore. E i nostri culti hanno questa caratteristica, che sono culti che esprimono eh, Dio in spirito e verità, cioè... Lo spirito soffia nella Chiesa. È il predicatore, il pastore che presiede, pur avendo una liturgia, pur avendo ben in mente ciò che è l'ambito del culto, egli si lascia guidare, perché la Chiesa ne esca edificata anche se è esortata, anche se è consolata, ma innanzitutto che ne esca edificata, cioè che ponga un'altra un altro mattone su quei mattoni già esistenti per la costruzione alla propria salvezza. Dobbiamo chiarire ancora una cosa ai nostri telespettatori, che i cristiani, quelli nati di nuovo di acqua e di spirito, non si chiamano testimoni, ma si chiamano figli di Dio. E i figli di Dio non si chiamano testimoni, ma sono testimoni delle opere grandi di Dio. Sono testimoni del Gesù che è venuto, è stato messo in croce e che ha detto dalla croce tutto è compiuto. Non con un'espressione di testimoni si può esprimere il vero cristianesimo, ma con un cambiamento di condizione perché coloro che accettano nel loro cuore Cristo Gesù quale personale, Signore e Salvatore, passano da uno stato generico di creature di Dio e diventano figli di Dio. È un'affermazione che possiamo dimostrarlo biblicamente in molti punti della scrittura. E detto questo vorrei dare la conclusione al pastore Michele Passaretti. Continuando su questo che è il termine testimone e testimonianza, puoi parlarmi del concetto giuridico della testimonianza applicato però alla vita religiosa? Sì, il testimone, anche in quello che è il processo, sia penale che civile, il teste, meglio definito, è una, una parte importante, la testimonianza del testimone ha un valore determinante per la prova, per la determinazione della responsabilità. E questo sia nel diritto romano che anche in quello che era la vita civile del popolo di Israele. La testimonianza era importantissima, anzi il falso testimone era eh, condannato severamente nel momento in cui venisse accertata questa sua mancanza. E quindi Gesù disse ai suoi discepoli, voi sarete i miei testimoni. Perché? Perché proprio per il valore che la testimonianza ha di fronte all'incredulità, di fronte allo scetticismo, di fronte a tutta una serie di opposizioni culturali, ideologiche, religiose che venissero a verificarsi, il Signore quindi dà ai suoi discepoli il ruolo di essere testimoni affinché le opere che il Signore Gesù ha compiuto fossero testimoniate e quindi suffragate da questa testimonianza. Quindi i discepoli sono stati testimoni della morte e della resurrezione di Cristo, ma noi continuiamo ad essere testimoni e quindi a dare una saggia testimonianza, una verace testimonianza della realtà spirituale, della, del fatto che Cristo vive, del fatto che il Signore opera, del fatto che il Signore anche oggi, in questi tempi, nel momento in cui l'abbiamo sperimentato personalmente nella nostra vita, può salvare la vita di tutti coloro che credono in Lui, che si appellano a Lui, che invocano il suo nome. E quindi noi ci sentiamo anche testimoni futuri in quel tribunale che Dio manifesterà un giorno nel giudizio, saremo testimoni della grazia di Dio e della predicazione di Dio anche nei confronti di chi non ha voluto ascoltare. Allora, abbiamo concluso ormai questo argomento, vogliamo anche ricordarvi che un comandamento ci, si esprime chiaramente contro la falsa testimonianza e contro i falsi testimoni. Crediamo, cari amici, con questo di aver toccato l'argomento nelle parti più importanti e speriamo di averlo fatto con semplicità ma anche con precisione cosa ci aspetta la prossima trasmissione alla sesta parleremo sempre del culto evangelico e parleremo del saluto l'offerta e l'ingraziamento quindi è un appuntamento che non dovreste mancare perché anche la prossima trasmissione vedrete avrà sicuramente delle notizie delle nozioni importanti per la conoscenza del culto cristiano evangelico detto questo Passiamo ai saluti, il pastore Vincenzo Esposito, il pastore Michele Passaretti, il pastore Remo Cristallo, vi salutano come di consueto, non, se ci troviamo un altro saluto migliore ve lo daremo, ma non ne abbiamo mai trovato, Dio vi benedica.